Poco dopo le 19 il pubblico ha fatto il suo ingresso alla mostra di Ulisse. I primi visitatori hanno varcato l'ingresso della mostra di Ulisse, quindi dentro Bosco Littorio, per ammirare la triremi greca. Noi ne abbiamo approfittato per sentire il parere, l'emozione della gente che ha visto per la prima volta oggi questo splendido esemplare. È veramente emozionante perché fa parte del nostro della nostra storia, della nostra cultura, ed è bello che sia stato realizzato un luogo da noi per conservare questi importanti reperti. Credi che questo sia una opportunità o l'opportunità per il nostro territorio? Una opportunità, non è l'opportunità, perché abbiamo tantissimi luoghi e tantissimi reperti appunto da poter valorizzare, e non bisogna dimenticarsene mai. È bella, ce lo aspettavamo da tanto tempo e finalmente è arrivato. Voi siete di qui? Sì, la mia fidanzata non è di Gela, però è tanto emozionata come me. Avete, diciamo, sparso anche la voce tra voi, questi amici anche non gelesi? Assolutamente sì, e penso che molti vorranno venire a vederlo, sì. E a questo punto devo chiedere anche a te cosa ne pensi. Allora, sono da sempre appassionata alla mitologia greca, quindi vedere questa nave qui stasera mi emoziona. Bellissima, importante, un ritrovamento che merita. E spero che serva a rivalutare anche un po' la città, soprattutto, e quella è la cosa importante. Ma certo che stupisce pensare che 2500 anni fa facevano questi lavori, no? E soprattutto la conservazione permette di ammirare il passato come viveva l'uomo, quindi interessantissimo ed emozionante. All'interno del padiglione appositamente realizzato nel cuore di Bosco Littorio, i volti dei visitatori sono attenti e meravigliati. C'è chi però segnala disservizi nell'organizzazione, con attese sotto il sole cocente di fine luglio e ingressi troppo scaglionati. Io faccio parte del gruppo archeologico subacqueo, quindi queste cose già noi le avevamo viste in anteprima, una cosa veramente speciale. Speriamo che ora si trova la nave nella sua casa. E quindi spero che il turismo porta un po' di benessere alla città. Nessuno si illude che la mostra di Ulisse trasformerà Gela improvvisamente in città turistica ed attraente, ma rimane un primo importante passo per misurarsi. Dal sistema città ci si gioca il futuro di una comunità sempre meno industriale e alla ricerca di sue antiche vocazioni.